Assessore Damario, sarà un'estate di grandi eventi nella nostra regione e fra questi c'è anche questo importante torneo che si terrà a Francavilla? Ma sicuramente sì, come sapete Regione Abruzzo punta molto sugli eventi sportivi importanti per creare, se già ce ne fosse necessario, la necessità per creare comunque indotto per il mondo turistico. Tra virgolette il 15, la data in cui inizierà questo importante torneo di tennis, ci sarà un arrivo del Giro d'Italia sul Blockhaus di domenica che sicuramente accenderà i riflettori per milioni di spettatori sull'Abruzzo. È una giornata importante, queste manifestazioni sono sicuramente anche importanti per destagionalizzare il comparto turistico. Sicuramente non abbiamo problemi per l'estate, tra virgolette sarà un'estate in cui i segnali ci dicono che sarà un'estate molto importante da un punto di vista della presenza, e quindi riuscire a destagionalizzare anche nei mesi di maggio, settembre con questi importanti eventi sportivi è sicuramente cosa giusta. Si prevede un'estate di grandi eventi a Francavilla, tra questi, Sindaco, c'è anche questo torneo di tennis che un po' aprirà la stagione estiva. Eh sì, apriamo il 15 maggio con il circuito ATP Challenger di Francavilla al Mare, quindi è proprio il primo evento sportivo che si farà a Francavilla e che serve proprio per segnare quell'idea di destagionalizzazione del turismo, proprio per portare movimento non solo sportivo ma anche turistico nel territorio di Francavilla e in tutto l'Abruzzo. Terminata l'emergenza sanitaria si riparte anche con meno restrizioni. Si riparte con meno restrizioni, ovviamente la prudenza è sempre insomma raccomandata, bisogna rispettare delle piccole regole, essere prudenti, però speriamo davvero di aver chiuso un capitolo difficile, seppur ancora in fase di guerra, che è un altro momento difficile per la nostra storia. Diceva in conferenza stampa, dopo 2 anni si torna all'attività piena del circolo tennis di Francavilla e si torna ad un'attività con un importante torneo. Beh sì, si torna all'attività fortunatamente, insomma di questo siamo tutti quanti contenti penso, sia per quanto riguarda l'attività sportiva che per il resto delle attività. Il torneo è un torneo importantissimo, un torneo ATP, il circuito mondiale, e averlo a Francavilla sembra quasi un sogno, no? La scommessa che abbiamo fatto 5 anni fa l'abbiamo vinta, adesso rinnovarla organizzando completamente ogni aspetto del torneo e quindi avendo direttamente il circolo, la data garantita dall'ATP, è senz'altro motivo di soddisfazione.